Sol, storie di artisti, professionisti e imprenditori, persone che sono riuscite a fare della musica la propria carriera. Conosciamo chi sta sotto i riflettori e chi ci sta dietro. Insegnanti, fonici e commercianti, un percorso dietro le figure professionali che circondano il mondo della musica. Io sono Marco Bertolucci e questo è Giro di Sol su Radio Sankara. Bentornati e bentornati in questo nuovo episodio di Giro di Sole. Io sono Marco Bertolucci, sempre qui su Radio Sankara. Oggi mi trovo negli studi di Radio Sankara e sto per la prima volta sperimentando con l'aggeggino che collega al cellulare al mixer, quello super tecnologico che abbiamo preso. Stefano Piccolomini lo chiama il mixer di Fedez, perché da una parte è figo, dall'altra perfino Fedez lo sa usare, quindi siamo appunto tranquilli. Io ho capito subito come si collegava, ottimo aggeggio, bell'acquisto. Mi trovo con due amici, uno l'ho appena conosciuto, l'altro invece è un amico che conoscevo già da prima, che fanno una cosa particolare, sono dei musicisti e vanno per le strade a suonare, in gergo si dice a fare il famoso cappello, si può dire. Intanto do il benvenuto subito a Vito De Vitis e Lorenzo Marte. Buonasera ragazzi, grazie di essere qui. Grazie a voi, ciao. Ciao, buonasera. Buonasera. Te Lorenzo, tanto sei quello che è a distanza per cellulare, sei in viaggio? Sì, esatto, sì, mi dispiace, purtroppo non mi posso fermare, però c'ho l'auricolare, quindi sono legalmente autorizzato a parlare. A fare radio anche in viaggio. Mentre viaggio. No, lo dico per gli amici che magari un po' pignoli. Hai fatto bene. Che magari possono dire, però non si guida mentre si parla al telefono. No, l'auricolare. Pignoli, mani, gli ascoltatori. Mani a 10:10 sul volante. No, non lo so, no, lo dico in generale, perché c'è sempre una quantità di pignoli ovunque, quindi penso che ci saranno anche dai vostri. Io sono un pignolo, ecco, mettiamola così, vero? Vito, che ne pensi? Tu sei il campione del mondo. Cintura nera di pignoleria. Cintura nera di pignolaggine. Io sono il figlio illegittimo di Giovanni Storti quando guida la macchina e tremo in una gamba. Pignolo e bastardo. Vedo già che comunque il feeling c'è e è necessario per, immagino, oltre che suonare di per sé, ma anche condividere le avventure che vengono fuori quando si va in giro, perché immagino sì. Che ne avventure ne fate tante. A voglia, certo. Non basta una trasmissione per raccontarle tutte. Ma noi siamo commedianti, che ci possiamo fare? Esatto, ci sarebbe un aneddoto anche su questa storia dei commedianti, se vuoi allora dirla, cioè, perché te sei molto più bravo di me. Via. Sì, che eravamo, perché praticamente adesso noi siamo in due a parlare, però noi come Aldo, Giovanni e Giacomo saremo in tre quando suoniamo in Toscana. E l'altro, Christian, che salutiamo calorosamente, che non è potuto essere con noi oggi, praticamente un giorno avevamo appena smontato e quindi avevamo appena finito di suonare, montavamo le cose in macchina e c'era una signora che tipo non gli si apriva l'ombrello, non mi ricordo cosa era successo. La classica signora in difficoltà che possiamo trovare. Esatto, la classica damigella in pericolo. Con un'età un po' avanzata, ma sempre una damigella in difficoltà. E Christian è sceso dalla macchina con fare molto... da galantuomo, esatto, cavalleresco, esatto. Proprio del Medioevo, aiuta la signora ad aprire l'ombrello, adesso non mi ricordo qual era la cosa, e la signora lo ringrazia caldamente dicendo grazie mille, e lui con una nonchalance, ma con una, cioè, molto, in modo molto organico, molto reale, si gira verso di lei e fa, signora non si preoccupi, noi siamo commedianti. Ha detto sì. Così, come se fosse normale che un commediante sì, va, un aiuta le signore. Sì, bravo, esatto, gliel'ha detto con quell'atteggiamento lì, ma era talmente convinto. Io e Vito ci siamo messi a ridere troppo, quanto abbiamo riso. E da lì ci prendiamo in giro, diciamo, dicendo, vabbè, ma tu sei un commediante, esatto, sei un commediante. Che te frega, siamo te, commedianti. Sei un commediante. Bello. Esatto. Sento già la voglia comunque di incontrarvi e vedervi al lavoro. Come vi siete trovati tutti e tre e come avete scelto di fare questa esperienza, di andare a suonare per strada? Vito, questa la devi dire te, perché sei tu l'anello di congiunzione, esatto, dei tre. Allora, praticamente era il giorno del mio compleanno, io ero in un locale che pochi conoscono che si chiama Cro di Reggio.
e praticamente cioè, avevo portato un po' la chitarra, sai, lì è un ambiente molto figo, molto tranquillo, nel senso sì, lì si beve, si suona, si canta. E quindi a un certo punto vedo questo tizio alto che mi fa: senti, me la potresti prestare un attimo? Questa? Ecco, io non penso che avrei detto sì, beh, credo a nessuno, però insomma, me lo sono visto e ho detto: ma sì, dai, vieni, tieni, suona. Ma sì, questo deve essere un commediante. Avevo già capito che era un commediante. Esatto. Allora, poi niente, abbiamo suonato, io c'avevo pure il caon. Avevo anche il caon, lui c'aveva insomma la mia chitarra, si è fatto qualche pezzo, lui fa cover, così. Allora si è detto: ah, ma quindi te che cosa fai? Dice: io sto a Roma. E ho detto: ah, pure io, ma te che cosa fai? Suoni, suono per strada, sai? E ho fatto: ah sì, pure io. Quindi ci siamo trovati e si è messo su insomma una scalettina così. Che e tipo niente. Di scalette fate? Ma si fa un po' di tutto, vero Lore? Si fa un po' di... Sì, non abbiamo... Cioè, infatti la domanda più difficile quando mi devono apprezzare fa: ah, che bello, che cosa suoni? cioè, un po' tutto, cioè, quello che ci va, quello che ci piace. Esatto, poi esatto. Tanto noi abbiamo la scusa che siamo sempre alle prove, quindi spesso noi per strada cominciamo a... diciamo: ah, ma sai che ho sentito ieri? Ho sentito quella lì, che ne so, dei Radiohead... Perché non l'abbiamo mai fatta? Proviamola e cominciamo e la facciamo. Quindi viene, di solito viene una merda, però la prima volta, però è quello lo spirito, capito? Noi facciamo lo spirito di essere sempre in prova, quindi da una parte facciamo un po' di animazione, capito? Da una parte risparmiate sulle sale prove, dall'altra rendete partecipi il pubblico passante. Sì, esatto, è un po' un live, è un live. Bravissimo, Prego, scusa. Poi ci prendiamo in giro anche, magari uno sbaglia, ci fermiamo, ci mettiamo a ridere, diciamo: ma sei proprio un commediante. E così. Ah, ma non abbiamo detto il nome, perché quello fa tutto. Bravo, ecco, scusami. Il nome della nostra band. Il nome è Rai. Ragazzi, noi siamo i Rai. Altamente inaffidabili. Esatto, acronimo di Ragazzi Altamente Inaffidabili. Perché ovviamente noi siamo inaffidabili, nel senso... Andiamo in un posto e facciamo e lo devastiamo, nel senso, a livello musicale. Quindi siamo un po' punk, diciamo, comunque un'anima punk, nel senso che non ci interessa fare bene, ci interessa fare. Perché purtroppo io per esempio, da grande perfezionista e pignolo, ho dovuto lottare tanto per togliermi questa quell'alone di perfezionismo del dire: no, non sono pronto, questa cosa non la posso fare, quel pezzo lì non lo so. Però preferisco sbagliare magari un accordo o due durante una canzone o una strofa, però averla fatta, averla provata e esserci stato, piuttosto che continuare a dire: no, ma questa prima la devo studiare, prima la capito. Sto cercando di uscire un po' da quel perfezionismo lì e i Rai sono per me un posto perfetto per attuare l'esatto opposto, cioè buttarmi completamente all'oscuro di tutto, improvvisare completamente dei pezzi che non ho mai suonato e vedere come va. Quindi... E a volte ci abbiamo avuto delle belle sorprese, eh? Beh, certo, sì. Cioè, non è che se va sempre male, cioè a volte va anche bene, a volte viene fuori un pezzone e diciamo: cavoli, ma perché non l'abbiamo mai fatta questa? Questa è perfetta, ci viene da Dio. No, ma poi è bello, sono belle due cose, sia indovinare la canzone giusta per le persone che passano, sì, esatto. Che questa cosa qui è molto figa, cioè nel senso, il momento, esatto, sì. Esatto, perché comunque c'è la cosa che mentre in un live, in un pub, in un posto qualsiasi, sì, c'è una scaletta fissa, c'è la gente che viene lì apposta per sentire quello che fai, mentre in questo caso c'è proprio uno scambio genuino con le persone che passano, cioè loro ti... Esatto, noi spesso chiediamo ai passanti di dirci una canzone e noi la roviniamo, cioè esatto. Possiamo rovinarti questa canzone? Quale canzone volete che vi roviniamo adesso? Esatto. Dai, vi roviniamo Ligabue, no, adesso roviniamo Paolo Conte, no, adesso poi roviniamo i Polpe. Ogni tanto ti chiedono qualche canzone di Calcutta, vero Lore? Com'è che dici, che dici Calcutta? Sì, è curta, no, perché è vivo, non cantiamo i morti. Ci può ancora denunciare. Esatto, io canto solo i morti, così non mi possono denunciare. Quindi ne deduco, perché sarebbe stata la prossima domanda, che tu canti e Vito che suona? Percussioni, un po' di accompagnamenti. Esatto.
ukulele, percussioni, seconde voci. Aspetta. Quello soprattutto. Allora, sì. Vito, la forza di Vito, che di percussionisti ce ne sono tanti, però a parte che lui è molto bravo, adesso ti faccio un piccolo spot perché te lo metti, è molto bravo ad andare a tempo e a seguirti, cosa che non tutti i percussionisti sono bravi a fare, perché magari un percussionista è bravissimo ad andare a tempo per i fatti suoi, ma appena lo mette insieme a un altro ci perde, oppure ti perde. Invece lui è molto bravo a seguirti, quindi a venirti dietro e a sostenere quello che fai te. Magari io spesso faccio cambi di ritmo e lui è sempre sul pezzo. E poi la cosa eccezionale veramente sono le seconde voci, cioè Vito è il maestro cintura nera di seconde voci, quindi lui ti fa l'armonizzazione improvvisata perfetta di qualsiasi canzone, anche se non l'avevamo mai provata, cioè basta che lui la sappia, insomma, che l'abbia già ascoltata, e ti può fare una seconda voce così d'amblè. E questa è una roba che non è mica da tutti, voglio dire. Visto, wow. Vito, ora che figa, come rispondi, grazie, a questo elogio? Grazie. Meno, beh, ma la verità, non ho detto niente. Poi è un cialtrone, ma quello è un altro discorso. Siamo tutti un po' cialtroni. Grazie per l'endorsement. E che Christian è la suona? Cosa? Christian invece? Christian è il cialtrone il numero uno, il commediante, esatto, numero uno. Esatto. Commediante numero uno. Signora, si figuri, sono un commediante. Signora, stia tranquilla, noi siamo commedianti. Signora, noi siamo immagino ci sia anche una chitarra in questo. Sì, lui è, sì, lui è chitarrista. Mm-hmm. Diciamo, sì, allora io e Christian siamo molto simili, nel senso che siamo entrambi cantanti e chitarristi. E però c'è da dire una cosa: voi due avete una marcia in più, specialmente te, Lore, perché comunque mettete nella canzone il teatro. E questa cosa qua si sente tanto, cioè soprattutto siamo commedianti, giustamente, esatto. Se no non potremmo fare. Siete attori, avete studiato teatro, cioè in una scuola, insomma, con il maestro Miyagi, com'era? Come si chiama? Miyagi. No, Kuniaki. No, Miyagi. Senza che ridere. Allora, io esatto, io e Christian, per assurdo, casualmente abbiamo fatto, in anni molto diversi, perché Christian è più giovane di me, abbiamo fatto la stessa scuola di teatro a Milano con lo stesso maestro giapponese, che quindi ci ha dato quell'input proprio totalmente perfezionista e tipicamente giapponese, quindi la disciplina, quelle robe lì. Però noi siamo riusciti ad essere comunque cialtroni nella vita, nonostante questo. Quindi ogni volta ognuno di noi si scorda qualcosa, o un'asta, o il microfono, o i cavi, o la cassa. Tranne la chitarra non ce la siamo mai scordata perché è troppo grossa per scordarsela. Però c'è sempre qualcosa che manca, ogni volta arriviamo lì e diciamo, porca vacca, ci siamo dimenticati questo. Quindi insomma siamo un po' cialtroni così. Però il bello è quello, perché alla fine secondo me se vai a fare un lavoro come quello del maschero, del cantante di strada, e lo vai a fare con quella serietà e quella pesantezza come fai qualsiasi altro lavoro, allora ti conviene molto di più fare un altro lavoro. Mm-hmm. Secondo me il bello di questo lavoro qui è proprio il fatto che non hai orari, che non hai un capo, che puoi suonare quello che vuoi. Per esempio io vengo da Roma e con Vito abbiamo suonato spesso anche a Roma, e là ai Fori Imperiali dove suoniamo ci sono persone che stanno magari 3 ore e fanno 4 pezzi per 3 ore. Cavoli. Cioè hanno 4 pezzi e li ripetono per 3 ore tutti i giorni, 4 pezzi. Io, ecco, quella lì è una roba che io piuttosto dico, guarda, mi spari in un ginocchio. Allora, e faccio, no, io non se lo deve farei essere un mai, lavoro ma ripetitivo, nemmeno... allora vai in ufficio. No, bravissimo, capito? Cioè per me è quello. Infatti i negozianti intorno sono fastiditissimi da quelli che fanno questa roba qui, perché dicono, cavoli, è la quinta volta che mi fai lo stesso pezzo, che poi sono sempre gli stessi, fanno tutti gli stessi pezzi, fanno quello che era di Elvis, come si chiama? Falling in love with Falling in love, Wise Man Set, e poi fanno John Legend, e poi quello dei Coldplay, e poi, insomma, quei 4-5 pezzi Perfect di Ed Sheeran, cioè quei 4-5 pezzi da innamorati, no? Classici, che trovi le ragazze che fanno
sì. Però non è che li puoi fare per tutto il giorno, capito? Noi giriamo, abbiamo una lista di 200 pezzi che giriamo. In più, ti ripeto, noi continuamente chiediamo se qualcuno si ferma. Penso che sia. Appena finiamo il pezzo diciamo dai, dici una canzone e la facciamo. La verità è anche che noi ci rompiamo le palle di fare sempre i soliti. Sì, sì, è questo. Quindi anche nel busking, perché ti sei riferito a questa attività come busking, cioè le sono scelte più commerciali e più underground. Dipende, bravissimo. È chiaro che se tu vai, io questa cosa l'ho notata soprattutto a Roma, perché l'ho fatto per periodo molto prolungato di fila. Se tu vuoi fare i soldi, cioè certi pezzi ti arrivano più soldi. Ah. È chiaro che se io mi metto a fare il pezzo di De Gregori, che lo conosce solo la mamma di De Gregori, e manco De Gregori perché se l'è dimenticata, se fai pezzi sconosciuti è facile che la gente non passi inosservato. Se invece fai la super hit, è chiaro che la gente è più acchiappi di più, capito? E quindi prendi più soldi. Però ti ripeto, tranne se non hai l'affitto da pagare, la spada di Damocle dell'affitto sulla testa, o non hai soldi per la... per le cose, io preferisco guadagnare meno ma divertirmi di più e fare veramente suonare di tutto. Cioè noi facciamo dai Gypsy King ai Coldplay, a De Gregori, a Vasco, a cosa, come si chiama, quello il nostro preferito lì, Battiato piace tantissimo, per dire. Fateci esempio, scegliete un brano da far sentire anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, fateci assaggiare un po' delle vibes che si percepiscono durante i vostri live. Direi che la prima che mi viene in mente è quella in si bemolle, quella che facciamo sempre, come si chiama, Vito, aiutami. Quella di Battiato ne che facciamo sempre, 4 di Battiato, 5. Ma dai, quella più famosa, quella che si vede che c'è volte. E ti venga a cercare. No, è una di quelle un po' più up tempo. Aspetta, cucù, vuoi fa, dici? Sì, ma non era quella. Voglio vederti danzare. No, nemmeno. No, continua il bingo qui su Radio San Chiara. Esatto, scrivete nei commenti qual è secondo voi. Esatto. Tanto che aspettiamo. Esatto. Ce l'ho. Allora, aspetta. Centro di gravità permanente. Ok, dai. Allora io la metto volentieri perché sono un grande fan di Battiato. Quella spacca. Guarda, dovunque la fai, la gente impazzisce. Dai giovani ai vecchi, è uno dei pezzi più trasversali che abbiamo provato, vero Vito? Possiamo dire che è proprio Battiato, che è proprio trasversale. Sì, cioè lui prende avanti, tutti, prende tutti, perché era talmente avanti che è moderno, è incredibilmente moderno. Quindi lo puoi fare serenamente. Centro di gravità permanente di Franco Battiato. Torniamo subito qui, quindi a questo punto abbiamo scoperto con i Rai. Con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Ortiche.
finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un questo era Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato. Siamo tornati qui con i Rai, con Vito e Lorenzo, che ci raccontano com'è e come funziona appunto andare in giro a fare busking, ovvero cantare e suonare per la strada. Ci avete detto appunto che anche la vostra scaletta è un po' particolare e che comunque, diciamo, lo stato dell'arte, il momento, cioè le scelte comuni commerciali ricadono ovviamente su brani che anche nella musica, quella ascoltata in cuffia o ai concerti, è considerata quella più commerciale. E una cosa che mi ha sempre affascinato, ecco, delle vostre figure, com'è che andate, prendete e scegliete il punto dove andare a suonare, e che rapporto avete con le istituzioni, cioè le forze dell'ordine, il comune, cose del genere? Come vi muovete? Andate a come dice in Boris, quella cosa famosa, no? Oppure con un pochino più di preparazione? Beh, tu stai parlando con i Rai, i ragazzi altamente inaffidabili. Che domande fai? Cioè, però è già una risposta al nostro... Fate finta di dover dare un consiglio a chi vorrebbe... Certo. Forse prima di tutto informarsi, nel senso che... Sì. Perché di comune in comune cambia tutto. Cambia tutto. Perché sapevo che è una legge più territoriale che effettivamente nazionale. I comuni hanno i regolamenti per gli artisti di strada. Ci sono comuni dove, per esempio, come Pietrasanta, che sono molto più aperti, più, tra virgolette, permissivi, disponibili. A Pietrasanta, per esempio... Prego. Tranne l'ultima volta che ci hanno cacciati dalla piazza. Ci hanno cacciato in modo carino, però, bisogna dire. In modo carino. Molto, sì, molto sempre, carino. Sempre cacciati, però. Sì, sempre cacciati. E quindi, nel senso, Pietrasanta, per esempio, c'è questa cosa che ti permette di stare mezz'ora nel punto, purché non sei amplificato in più o meno qualsiasi punto, nel senso, purché tu mantenga chiaramente un volume. Ma devi fare una comunicazione che andrai lì a suonare? No, Pietrasanta no. Viareggio, per esempio, Viareggio sì. E ci sono degli orari, perché l'altra volta ci aveva fermato le polizie. Ci sono dei punti precisi. Vero, Lorenzo si è messo a fare. Esatto. Fantastico. È stato bellissimo. Pioveva e noi ci siamo messi sotto la zattera proprio in passeggiata, perché ci aveva i tendoni aperti, quindi per ripararci strumenti e soprattutto le casse, delle cose elettriche, ci siamo messi sotto. Eravamo sotto, pioveva, non c'era nessuno perché ovviamente pioveva, ci siamo messi a suonare, cioè proprio tra noi a della serie, facciamo le prove veramente. E quindi abbiamo cominciato a fare pezzi sconosciuti così. A un certo punto dal nulla arriva la pattuglia dei vigili urbani con due vigilesse, che ci dicono che dalle telecamere il capo dei vigili urbani aveva visto che noi eravamo lì e loro erano venuti a mandarci via perché praticamente non si poteva stare lì. E allora gli ho detto, ah ok, e dov'è che si può stare? E loro praticamente non lo sapevano, perché fondamentalmente non erano informate sulle cose. Quindi alla fine ho chiamato in centrale, anche lì non sapevano, si sono messi a guardare il regolamento. Alla fine il regolamento dice che potevamo stare praticamente da mezz'ora dopo saremmo potuti rimanere, diciamo, lì nella zona, e quindi poi ci siamo spostati di 50 metri e lì potevamo stare e siamo rimasti, perché poi è smesso di piovere ovviamente. E nelle grandi città invece come funziona, per esempio a Roma?
Beh, allora, a Roma funziona diversamente. A Roma devi avere un permesso, devi farti fare un permesso gratuito, però lo devi avere. Quindi devi andare prima in un ufficio dedicato del comune, che se hai la fortuna di trovare aperto e trovarci qualcuno dentro, perché la mia avventura con questo è stata molto divertente, io sono arrivato nell'ufficio alle 11, l'ufficio doveva chiudere a mezzogiorno ed era già chiuso. Okay. E i colleghi di questi dell'ufficio si sono sorpresi, dice: ma come, ma ancora un'altra volta se ne sono andati e non ci hanno detto niente. Ah. E questi erano andati via un'ora prima, ma no, 10 minuti prima, un'ora prima avevano lasciato l'ufficio scoperto, chiuso, computer spenti, luci spente, e non avevano detto niente neanche ai colleghi che è dell'ufficio a fianco. Quindi nessuno sapeva nulla, capite? Vabbè. Quindi il consiglio potrebbe essere: organizzatevi per tempo. Esatto, esatto. Devi andare prima in questo ufficio, fare un foglio, quindi dare i documenti, fare questo foglio, con quel foglio andare nella circoscrizione dove vuoi suonare, perché Roma si divide in tanti piccoli municipi. Se vuoi suonare in un municipio, vai dai vigili urbani di quel municipio, loro ti dicono quali sono gli spot dove puoi andare, ti segni per quegli spot e ti danno un permesso valido un anno per suonare solo ed esclusivamente in quegli spot, con le dovute regole che ti spiegano, quindi su orari, esatto, DB. Quelli sono gli orari, queste sono le ore massime che puoi suonare di fila, perché ovviamente se ci sono tre persone lo spot è unico, non è che puoi suonare sei ore, devi suonare due ore te, poi due ore suona un altro e due ore suona un altro. Poi è chiaro che anche lì, se non c'è nessuno, puoi andare anche oltre, però è tutto molto a occhio, capito? Cioè devi essere sveglio e capire. In sostanza, non devi rompere i coglioni. Non devi rompere, anche lì è chiaro che vale una regola davanti. Esatto, quella è una regola che vale per tutti. Se ti metti davanti a un negozio, davanti a una casa privata, col volume a cannone e scende qualcuno, giustamente col fucile c'ha ragione, cioè, non puoi dar fastidio alle 2 del pomeriggio magari. Ok, perché immagino che ci sia lo spazio mattiniero e poi c'è la pausa pranzo in cui si richiede un pochino di silenzio, può darsi? Bravissimo Marco, bravissimo, esattamente così. E ovviamente la notte tardi. Esatto, ci sono degli orari anche massimo, tipo sui fori imperiali massimo fino alle 10 puoi suonare. Poi se è sabato sera e suoni fino alle 11 non è che ti arriva la polizia, però se arrivi a 1 di notte, come è successo a me una volta, perché non lo sapevo, sono arrivati i carabinieri, mi hanno detto: ma lei lo sa che qui si può suonare fino alle 10? Mi ho detto no. Però ecco, e lì ho rischiato sono... un montone, però poi alla fine sono stati carini. Ecco, a volte sono comprensivi, sempre, no? Sì, dipende sempre come ti poni. Se tu ti poni da arrogante, fai il testone, capito? Fai quello che si impunta, e quello che no, però io qui. Allora è normale, allora, che poi applicano la legge, diciamo. Se invece... capito? Ma è come quando ti fermano in macchina perché il semaforo magari è arancione, oppure andai troppo. Cioè, c'è sempre un minimo di intelligenza da usare, no? In queste situazioni. Cioè, se fai l'arrogante e diventi antipatico, è normale che quello tipo fa una multa, te la fa. È chiaro. Okay. Se invece sei accondiscendente, chiedi scusa, ti metti a disposizione, smetti subito. Io, come ho fatto io, ho detto: guarda, non lo sapevo, perché io la prima volta in realtà non avevo neanche il permesso. Poi lì ho scoperto che ci voleva il permesso, ho detto: ah, ok, allora domani vado a fare il permesso. E quindi, capito, loro mi potevano fare la multa perché ero fuori orario, la multa perché non avevo il permesso, potevano farmi 2 o 3 multe. E di che multe invece si parla? Alla fine, guarda, quello non lo so. Addirittura so che ti possono ritirare la chitarra e la strumentazione. Ah, allora, cavoli. Se tu sei fuori dalla zona, non hai cose, loro volendo ti possono sequestrare la roba. E insomma, quindi cioè, secondo le regolamenti partono però, del 1000 capite, euro. Cioè, vuol dire che te arrivi e allora arrivano e te cominci a mandarli a fanculo immediatamente. Allora è chiaro che se devono fare qualcosa lo fanno. Però se sei una persona normale e loro sono persone normali, ti dicono: ma che fai? E tu dici: guarda, non lo sapevo, perdona, mi smetto subito. È chiaro che insomma, dai, cioè stai suonando per strada, non stai derubando una vecchietta, capisci? Certo, quindi certo. Anche loro lo sanno che non sei una persona, capito? Cattiva, un criminale, cioè, esatto, non sei un criminale, quindi è chiaro che le regole vanno rispettate, però ovviamente... con un minimo di intelligenza applicate. E per quanto riguarda invece... scusa. No, figurati, no, dicevo che io, grazie a Dio, ho sempre incontrato persone molto intelligenti, anche le due vigilesse di Viareggio sono state molto carine, anche quello di Pietrasanta. Alla fine loro lo sanno che tu comunque, per te magari è una fonte di guadagno, quindi comunque stai lavorando, non è che lo fai così tanto per, capito... E poi insomma si pensa sempre che la musica di strada arricchisca il territorio, quindi loro, nel loro bravissimo. Interesse che... Bravo, esatto, alla fine è un servizio che dai alla comunità in qualche modo, no? E voi mi sembra di aver capito che comunque non lo fate puramente di lavoro,
oppure no. Cioè, avete altre entrate, diciamo. Però conoscete sì, qualcuno? Eh sì, me lo diceva Vito, che cioè, comunque sei artista di strada, anche magari però in ambienti privati, ecco, sei un... Esatto. Beh, il mago l'ho fatto anche in strada un paio di volte a Roma, però è troppo difficile, troppo difficile, perché o ti fai proprio uno spettacolo proprio con scenografia e metti il cerchio di persone. Io invece avevo provato a fare il close up, quindi la magia ravvicinata, quindi le persone che si fermavano gli facevo un sì, gioco. Sì. Immagino ci sia una grande paura di truffe. Faticosissimo, perché a parte poi in inglese, quindi insomma ancora più difficile, perché poi a Roma ovviamente 9 su 10 sono stranieri, quindi certo, veramente tosta uh-huh. perché è difficile dare un ritmo, diciamo. Uh-huh. E tornando mi chiedevi se conosco anche altra gente che fa solo quello. Esatto, sì, bravissimo. Volevo sapere se c'è qualche artista di strada che ha trovato una formula, diciamo, per trasformarlo in una vera e propria carriera, ecco, immagino qualcuno abbiate incontrato. Vito, che dici? Christian un po' in questo momento sta facendo quello. Ma sì, in questo momento qua, peccato che non c'è, mortacci sua. No, se no ci poteva dire. Perché lui, se proprio lui, l'ha presa proprio come un milanese. Cioè lui se non fa 50 euro al giorno, io Vito oggi ho fatto 60 euro al giorno, sono andato lì, c'era pieno, ho fatto queste canzoni, vabbè, figo, te lo dice proprio orgogliosissimo così. Però ovviamente non si può rendere in nessun modo fiscalmente accettabile, perché come fai a giustificare le entrate? Ma in realtà sono donazioni. Allora, in realtà, essendo donazioni, non sono, tu non sei tenuto a dichiararle. È legale prendere delle offerte, perché tu non è che metti un biglietto per vederti. Tu stai per strada, uno passa, ti dà un euro, uno passa, ti dà 5 euro. Quindi quello che arriva, arriva. Cioè il giorno che guadagni 10, il giorno che guadagni 50, no? Capito? Quindi non è... non è sempre lo stesso, e la legislazione italiana vuole che, essendo queste donazioni, non sono tassabili. Quindi tu non le devi dichiarare, il che è buono, perché almeno sono soldi cash che ti metti in tasca, capito? Sì, e poi appunto sarebbero anche difficilmente in ogni caso enumerabili, cioè come fai a dire oggi ho fatto 50, certo. se poi te mi ci fai pagare le tasse io sarei... Certo. Liberissimo di dirti ho fatto 10 e pagare su 10, quindi è una battaglia persa forse da questo punto di vista. Forse perché, ma poi sono talmente pochi gli artisti di strada che fanno solo quello, secondo me, che non avrebbe nemmeno senso. Sta a perdere il tempo a creare le leggi di controlli. Cioè, se fai questo di mestiere, la pensione te la sogni, nel senso che non avrai mai un... però è vero anche che lo puoi fare. E mi sono fatto male, lo puoi fare. Esatto, lo puoi fare per tutta la vita, nel senso, se nulla toglie che te a 80 anni ti metti con la chitarra per strada, seduto su uno sgabello e suoni le tue canzoni, cioè, perché no? Però appunto, pur essendo un gruppo comunque in tre, e vabbè, appurato che lo fate per divertirvi, però comunque quando uscite da suonare, che ne so, a Roma, immagino che anche il circolo di donazioni sia maggiore rispetto a passeggiata a Viareggio. Beh sì, dipende sempre dalla gente, dai botti di culo, se è detto prima, no? Se indovini il pezzo giusto, se c'è la vibe giusta, tutte queste cose. Sì, esatto. E che voi che feedback ricevete dalla gente? È la cosa più bella, è la cosa più bella di suonare. Quelli che non ci insultano sono contenti. La gente che si ferma, ti ascolta, per esempio le bambine che si fermano, ci sono i papà che insomma sono contenti perché stai regalando emozioni alle persone. Bello, che bellissimo. Fa questo aspetto qui è l'aspetto che mi piace di più di suonare. Per proprio sì, tu è l'energia che sei ti arriva aperto, quando suoni, sei aperto al mondo, sei aperto agli altri, sei proprio sincero perché ti stai suonando, perché sei proprio senza barriere lì, capito? Cioè tu sei allo stesso livello, fisicamente parlo, no? Sei proprio allo stesso livello delle persone che passano, sei veramente a un metro dalle persone che passano, quindi non c'è un palco, non c'è una grata, non c'è una tribuna, non ci sono stelle, cioè sei proprio lì con loro, quindi vivi lo stesso momento, c'è questa condivisione del qui e ora che è incredibile, capito? Qualsiasi cosa succede lì, capito? E quindi l'energia che ti arriva è proprio bella, è proprio tanta, quando
nelle giornate buone, perché poi ci sono anche giornate, per esempio era successo tempo fa che avevamo fatto a Lucca, eravamo andati, ah ma che presa male quel giorno lì, era proprio, certo. C'era proprio una brutta energia nell'aria, ci trattarono un po' come un soprammobile, cioè a volte c'hai quella sensazione che tu suoni però sei come una radio che parla e si muove, ti senti un po' salti in banco, invece quando sì, come se non fossi lì in quel momento, quando capito? C'è invece la condizione, bello quando le persone ti vedono, capito? Ed è la cosa più naturale, ed è la cosa più bella secondo me, cioè quando sei visto dalle persone, tu vedi le persone ti vedono, ti sentono e magari qualcuno si ferma, si crea un gruppetto, ti fanno le richieste, allora lì è divertente perché diventa un momento di comunicazione, di condivisione, capito? E lì è bellissimo. Quindi vabbè, un lavoro possiamo dire variabile sia per quanto riguarda il feedback delle persone, che può dipendere dalla giornata, anche dalla città, immagino ci sono città più calde di altre. Se tu la vivi come comunque un approfondimento dei pezzi che vuoi fare, che vuoi proporre, cioè insomma, in questo modo qua secondo me funziona, cioè di dire anziché sono a casa sono per strada, capito? Così provo, poi ti liberi anche di tante inibizioni che hai, cioè la vivi proprio in questo modo qui piuttosto che La difficoltà è quella, cioè è buttarsi, capito? Iniziare, perché poi dopo una volta che hai iniziato diventa molto più semplice tornarci il giorno dopo, anche se ti dico la verità, io ormai sono circa 2 anni che lo faccio, non continuativamente, a volte tipo io nell'ultimo mese, l'ultima volta ho suonato con voi, quando sei suonato l'ultima volta? L'ultima volta ricordo, una settimana fa, quando è stato? No, io sono 2 settimane che sono già in giro, già almeno 3 settimane. Quindi voglio dire, non lo faccio continuativamente, però lo faccio da 2 anni e devo dire che ogni volta che poi mi metto lì, mentre appena decido qual è il posto che mi piace, smonto, comincio a montare tutto il mio setup e la cosa, lì comunque l'ansia torna, cioè nonostante siano 2 anni, là ti torna l'ansia perché non sai mai come verrai accolto, capito? A volte bene, a volte meno bene, qualcuno sbuffa, magari vedi uno che passa che sbuffa e ti distrugge completamente, no? La tua energia che avevi, tutta la tua voglia di fare, e invece magari sei lì che monti, passa qualcuno che ti sorride e ti dice ah che bello che suoni, e già quella cosa lì ti dà la forza di andare avanti per 3 ore senza problemi, capito? Sono piccoli dettagli che però ti cambiano completamente la percezione di quello che stai facendo. Almeno parlo per me, adesso non so gli altri, però. Sì. Però è bello, è una cosa che io consiglio a tutti, soprattutto ai chitarristi che sono i più perfezionisti di solito. Comunque chiunque abbia uno strumento e non sappia dove suonare, non ha perché l'idea è sempre quella, perché devo aspettare, che senso ha che io aspetti che qualcuno mi chiami, mandare mail, fare cose, quello lo devi fare, ma nel contempo devi suonare, perché tu sei un musicista, non sei un agente di musicisti, anche se il musicista per cui sei agente sei sempre te, comunque devi fare un 50 e 50, ti cerchi le serate, fai le prove col gruppo eccetera, e l'altro 50 devi suonare, e devi suonare davanti alla gente. Se non hai un palco, se non hai un localetto, se non hai un garage dove invitare 4 amici e suonare davanti a loro, scendi per strada e fallo, perché è una cosa che ti dà la percezione di cosa stai facendo, capito? Cioè vedi la reazione immediatamente degli altri rispetto a come suoni, e a nessuno, e ti giuro su questo sono sicuro ormai, a nessuno gliene frega niente di quanto sei bravo o quanto sei scarso, cioè a meno che non sei veramente una roba, però io ho visto gente raccattare soldi che era scandalosa, ma scandalosa, veramente scandalosa. Ma poi c'è anche l'effetto opposto, simpatia, che se sei super tecnico ma non trasmetti un cazzo, ma è bravissimo, invece se fai il sorriso, dici 2 cazzate, magari fai un po' capito di animazione, cioè ti devi giocare le tue carte, noi siamo un po' comedianti, devi essere te stesso, e quindi facciamo noi stessi, sia come se noi fossimo in sala prove, saremmo esattamente come siamo per strada, non cambia nulla, capito? Cioè ridiamo, scherziamo, cazzeggiamo, ci prendiamo per il culo, la stessa cosa che faremmo in sala prove la facciamo per strada, capito? E quindi perché noi siamo così, chi invece è diverso, che sia diverso però sia se stesso, perché nel momento in cui tu riesci a essere il più possibile sereno con quello che fai, a tuo agio con quello che fai, anche per quanto possa sembrare strano, ma troverai qualcuno che vibra la tua stessa vibrazione, che gli piace quello che stai facendo e che si riconosce e che si diverte e che gli piglia bene e che si molla 2 euro, 5 euro, 10 euro, quelli che sono. Le 2 domande devo rifare per il saluto, perché immagino che tu abbia da fare. I tagli che vi dà la gente?
i tagli nel senso digliela te questa quella dei senti del giapponese. Sì, diglielo dai. Guarda, allora io mediamente sono monete, la maggior parte sono monete, qualcuno arriva a darti 5 euro, rarissimamente 10 euro e ancora più raramente e una volta nella vita da 20. Però una volta mi è successo che ho beccato, stavo da solo a Roma, stavo suonando, era sera, e passa questa coppietta di ragazzi giapponesi, penso che fossero giapponesi dai tratti, bellissimi tutti e due, veramente sembravano due modelli, ma di una bellezza incredibile entrambi. Si fermano, lei si ferma ad ascoltarmi, così lui, visto che si ferma lei, si ferma anche lui, diciamo, di conseguenza. Finisco di cantare e la canzone, mi fanno un applauso e lui viene da me e mi fa: senti, ci fai una canzone d'amore? E io ho detto va bene, certo, e comincio a fare appunto wise man say only fool rushing, cause I can't falling in love, quella lì di Elvis. Allora appena inizio a cantare loro fanno tipo tipo l'urlo delle teenager che vedono il loro idolo. Evidentemente per caso totalmente ho beccato la loro canzone. Quella era proprio la loro la canzone che mettono nei matrimoni. Dice, qual è la tua canzone? Dice, quella evidentemente loro si erano appena sposati, avevo beccato la canzone. Insomma, questo tira fuori, ballano, cantano, lui stava fumando una sigaretta, mi ricordo. A un certo punto caccia il portafoglio, prende una banconota in dollari, però le banconote in dollari tu sai che sono tutte uguali, quindi devi proprio andare a vedere il numero per capire quanti sono, e me la butta nella custodia. Io chiaramente la custodia ce l'avevo lontana perché sono molto alto, quindi non vedevo dall'alto. Quindi vabbè, finisco di cantare, loro se ne vanno, faccio un altro paio di pezzi, poi dopo un po' dico: ma mi fai vedere quanto mi ha dato questo qui? Immaginavo 5 dollari, 10 dollari. Cazzo, questo mi aveva dato 100 dollari. Ti sei dato la giornata così. Porca miseria, questo veramente wow, fantastico. Però appunto, a prescindere dalla retribuzione, quella retribuzione è anche la reazione che hanno avuto, insomma, è un grande appagamento, no? Bravissimo, infatti io ero felicissimo. Poi trovi persone che si fermano a ballare davanti a te. Bello, per esempio l'anno scorso mi è capitata una ragazza con la sua insegnante di danza che era venuta a fare una cosa qui a Roma e lei mi fa: senti, ma mi fai questa canzone che faccio un balletto? E lei, l'insegnante gli ha fatto il video mentre lei stava ballando, poi mi hanno aggiunto su Instagram di qui di là, insomma, così che era 3 settimane fa, un mese fa, mi scrive questa ragazza, mi fa: ciao, ma sai che torniamo a Roma con la mia scuola, così, ma tu non è che sei lì per caso che veniamo a fare un altro video e ci canti un'altra canzone? Detto, guarda, magari, però ero a Viareggio in quel periodo, che bello, però nascono però anche delle reti, no? Dopo un anno, capito, questa mi ha scritto se potevamo fare una cosa. Bello. Sì, bello, ma poi conosci un sacco di gente. Esatto, infatti a chiacchierare su questo argomento vi volevo fare l'ultima domanda e poi ti lascio andare dove devi andare. Esistono eventi dedicati alla musica di strada? A me mi viene in mente, per dire, quella che fanno a Camaiore qui da noi. Però sì, ce ne sono altre più grosse. Io non li conosco. C'è per esempio il Basket Festival a Viterbo, mi sembra, o più vicino a Roma, resta da Roma. Vegliano, Viterbo, non mi ricordo, con la V, un paesino con la V che sta qui vicino a Roma. E il Basket Festival da qualche parte qui vicino, sono 2 o 3 giorni, e là ci sono giocolieri, mini, ballerini, danzatori, insomma, tutti quelli che fanno questo tipo di artisti di strada, diciamo. Poi sì, qualche festival c'è, io non ci sono mai andato, però devo dire la verità. Potrebbe essere un'idea anche per voi, magari insomma, vedere se è il caso di presentarsi a queste cose, perché appunto li vedo come ambienti dove si conosce un sacco di gente interessante. Io almeno quando sono andato a quegli eventi lì ho conosciuto un sacco di gente interessante. Io vi ringrazio infinitamente per essere stati qui con me oggi, è stata una chiacchierata molto interessante. Poi io ho sempre avuto un po' di voglia di sperimentare questo tipo di percorso, quindi allora toccherà a te ora. Cosa suoni te, Marco? Che la chitarra canta. Potrei andarci un pochino a giro a fare una figuretta. Devi farti fare un video e ce lo devi mandare. Certo, volentieri. E ti mettiamo nel gruppo Rai, poi quando ti fa una jam session di strada insieme. Dai. Bello, volentieri. La prima l'hai scelta te, Lorenzo, di canzoni. Vito, scegli la seconda con cui salutarci. Te ne metto una
e è quella che noi, una dei nostri cavalli di battaglia, Country no, Road. Ma aspetta. Bellissima. No, ma aspetta, no, devo dire una cosa, posso dire una cosa? Ce l'ho un secondo per ma dire certo. Allora, appunto, ripetiamo tutta la questione. Noi siamo per strada, suoniamo così un po' come direbbe René Ferretti a cazzo di cane, nel senso non abbiamo una scaletta, quindi io spesso, finito un pezzo, mi giro verso Vito e gli faccio dai, che si fa ora? È la frase che gli dico 16-17 volte al giorno. E lui mi guarda, io perché ho bisogno di una mano per decidere che cosa il pezzo dopo, no? Perché non ho idea in quel momento, quindi mi giro verso di lui. E lui, per tutta risposta, proprio che si lava le mani, capito? Pilato. È inaffidabile. Se ne lava le mani completamente, mi guarda e mi fa: ma allora, quello che vuoi te. Quindi non mi aiuta per niente, capito? Maledetto. Però ultimamente ti ho cominciato a dire: o pezzi tuoi, perché dovete sapere che Lorenzo ha fatto un pezzo suo, allora forse per fatti pubblicità direi il pezzo tuo, dai, no? Che dici? Beh, ci sta. Volentieri, basta che lo trovi online. Come vi cerco online intanto? Ditemi così, almeno... Poi lo trovo e ve lo metto. Il pezzo di Lorenzo si chiama Tanto domani si muore. Interessante. Lorenzo Marte. Quindi sì, vabbè. Dai, mettiamo quello lì. Lorenzo su. Marte mi trovi dovunque. No, vabbè, ma se vuoi mettere Country Road. Country Road, perché Country Road è uno dei nostri cavalli di battaglia. Sì, perché Vito con le sue armonizzazioni. Secondo voi, sì. Sì, ma poi c'è questo ritmo sul allora, country. Prendo lo scettro da speaker, autore di Giro di Sole, e dico Country Road, Country bellissima Road. Canzone, si è sentita mille volte, preferisco ascoltare l'inedito di Lorenzo Marte, Tanto domani si muore. Eccolo lì. E con questo vi voglio ringraziare di nuovo, vi voglio salutare e non vedo l'ora di vedervi in giro a suonare per le strade. Lorenzo Marte, Vito De Vitis, qui per Giro di Sole. Io sono Marco Bertolucci, sempre qui su Radio Sankara. Grazie ancora e ci sentiamo tra 15 giorni. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Non lascio un libro a metà, non lascio un viaggio a metà. Non lascio una bisciata a metà, ma cosa mi tocca ascoltare? Ma tanto domani. Non lascio una vita a metà, non lascio un amore a metà, ma se lascio una pizza a metà, qualcuno me la mangerà. Ma tanto domani si muore, tanto domani. Non lascio il discorso a metà, ma di che stavamo a parlare? No, intendevo tutti insieme si muore. Vabbè.
Non lascio un amico a metà, non lascio un amplesso a metà, ma lascio una canzone a me. Tanto domani si lascio muore. Una canzone a me. Tanto domani si lascio muore. Una canzone a me. Tanto domani si lascio muore. Una canzone a me. Tanto domani si lascio muore. Una canzone a me. Grazie mille, però stacca tutto, vado a casa che non sto tanto bene. Vabbè dai, tanto ci vediamo domani, no?